Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Ciao da Nicoletta, sono a Lugano, sto tenendo un corso e eccoci qua con la pillolina della settimana. È tratta da un pensiero di Woody Allen, anzi te lo leggo pari pari perché è veramente carina. Si intitola La vita dovrebbe essere vissuta al contrario. Tanto per cominciare si dovrebbe iniziare non morendo ma risuscitando. Ti svegli in un letto di ospedale e apprezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo giorno. Poi ti dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare in posta e ritirare la tua pensione. E te la godi al meglio! Col passare del tempo le tue forze aumentano, il tuo fisico migliora e le rughe scompaiono. Poi inizi a lavorare e il primo giorno ti regalano un orologio d'oro. Lavori 40 anni finché non sei così giovane da sfruttare adeguatamente il ritiro dalla vita lavorativa. Quindi vai di festino in festino, bevi, giochi, fai l'amore e ti prepari per iniziare a studiare. Poi inizi la scuola, giochi con gli amici, senza alcun tipo di obblighi e responsabilità, finché non diventi bebè. Quando sei sufficientemente piccolo, ti infili in un posto che ormai dovresti conoscere molto molto bene. Gli ultimi 9 mesi te li passi tranquillo e sereno, al caldo, con room service e tanto tanto affetto, senza nessuna intrusione esterna che ti possa dar fastidio. E alla fine abbandoni questo mondo in un grande godimento. Rifletti, era una pillolina simpatica, carina, così un po' giocosa, un po' meno forse profonda delle altre in apparenza. Ma se vivessi al contrario, cosa faresti? Che saggezza avresti? Cosa faresti ora in quest'ottica di diverso rispetto a quello che stai facendo? Vivere ogni singolo momento nel qui ora, nel presente, bambini da bambini, di adulti da adulti. È bello anche portare un pezzo di bambino nel mondo adulto e un pezzo di adulto nel mondo bambino, perché è un insieme di tante cose fa la differenza. E con questa pillolina un po' diversa dal solito e simpatica di Woody Allen, a te la riflessione. Pensa che è stato anche creato un film, è simpatico se lo vuoi vedere, si intitola Il curioso caso di Benjamin Button. E a presto con la prossima pillolina dove ti consiglierò altri nuovi film da vedere. Ciao! Promettimi che non lo abbandonerai. Non sai mai cosa c'è in serbo per te. Smetti di pensare a Barry un momento. Cos'è in nome di Dio? Il corpo non è di un neonato, ma di un uomo oltre gli 80 con un piede già nella fossa. Morirà. Di vecchiaia. Santo cielo, assomiglia tutto al mio ex marito. Mi chiamo Benjamin. Benjamin Button. Quanti anni hai? 7, ma sembro molto più vecchio. Dio ti benedica. A 7 anni! Benjamin, questa è mia nipote Daisy. Sei malato? Dicevano che sarei morto presto, ma... forse no. Sei strano. Ti reggi in piedi su una barca, vecchietto? Credo. Quello mi fa schifo. Non fa per me. Benjamin, vieni. Ok. Benjamin, dove vai? Vado per mare. Ti manderò una cartolina. Mandami una cartolina da ogni posto. Non sei mai stato con molte donne, vero? Beh, non sono vestito. Oh, stai benissimo, così come sei. Se qualcuno non vuole andare in guerra, lo deve dire adesso. Attenti! Lani la barra dritta! Quindi, è strano tornare a casa. Oh, Gesù santo! Ti rendi conto che ciò che è cambiato... Benjamin. Sei tu. C'è qualcuno che cerca me? Ciao. Benjamin, che ci fai tu qui? Mi ero illuso di venire qui e di farti cadere ai miei piedi. Questa è la mia vita. Abbiamo quasi la stessa età adesso. Ci incrociamo a metà strada. Stavo pensando che nella vita niente dura. E addio! E che questo è un gran peccato.
Alcune cose durano. Buonanotte, Daisy. Buonanotte, Benjamin. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher.